Buonasera a tutti. Allora, chi è di Milano? Ecco, siete già resilienti, perché vivere a Milano ci vuole una certa resilienza, perché altrimenti non è proprio semplicissimo. Quindi sapete già metà del discorso che vi farò. Partiamo subito perché è un argomento enorme, si aprono tantissimi argomenti, tantissime idee. Quello che provo a fare è riassumere, mettervi una pulce nell'orecchio per ogni argomento e cercare anche di farlo in maniera relativamente divertente, ma con un taglio pratico. No. Facciamo così. Il concetto di resilienza ha molteplici definizioni. Quella che useremo è la capacità di qualsiasi sistema di riprendersi da problemi e difficoltà. Ce ne sono tantissime perché la resilienza può essere calata in quasi tutti gli ambiti, che siano di ricerca, che siano argomenti che riguardino la visione naturale, sin anche dell'uomo. Questo è un testo che vi consiglio, è veramente completo e affronta la resilienza a 360 gradi, e da questo sono partito per concepire la resilienza ancora prima di un discorso puramente IT. È interessantissimo di per sé, ho preso una delle definizioni di sistema resiliente, da cui ci ispiriamo per trarre delle proprietà di un sistema resiliente, cioè quello di essere dinamico, modulare, di proporre diversità al suo interno, questa è una cosa estremamente interessante, il disaccoppiamento delle parti e avere al suo interno dei contromeccanismi, dei cosiddetti shock absorber che permettano di resistere agli urti. Perché è un sistema resiliente? Per il nostro egocentrismo, perché ci divertiamo? No, generalmente è per una questione economica. Troverete su internet tantissime statistiche relativamente al costo che si sopporta quando avvengono dei fallimenti nel proprio sistema in produzione. Si possono vedere delle cifre incredibili dal punto di vista dei grandi nomi, Facebook, Google, Netflix, sia anche per problemi che possono sembrare banali. Interessantissima la frase di uno degli autori di uno dei libri più famosi relativi alla stabilità e la resilienza, che ci ricorda che molti sistemi vengono progettati e arrivano in produzione superando dei controlli di qualità che però non sono attinenti alla vita reale, e quindi poi quando si affronta il traffico, chiamiamolo così, di ogni giorno, ecco che accadono le cose più incredibili e si è costretti ad affrontare delle problematiche assolutamente impreviste. Riporto quello che diciamo è il set principale di chi affronta i sistemi distribuiti, che serve per ricordare come di fatto il mondo intorno ai sistemi distribuiti è di fatto inaffidabile. La mia versione, spero un pochino più divertente, è questa, cioè le leggi di Murphy della resilienza. Se c'è qualcosa che si può rompere nel sistema, si romperà. Se c'è qualcosa che può rompere il sistema, c'è almeno un cliente che la troverà, è sicuro. Sotto pressione non si ottengono maggiori risultati, ma la situazione peggiora. Le dimensioni contano, ma tu le sbaglierai comunque. Interessantissima è anche la frase riportata dagli ingegneri di Uber, che in una loro ricerca sui loro sistemi, quelli di Netflix, Facebook e così via, hanno tirato un po' le somme e hanno scoperto che la maggior parte dei problemi che hanno osservato sono dovuti a tre fattori: lo shape del traffico di ingresso, che cambia, non è stabile, non è vero presupporre di avere un modello di traffico consolidato, è assolutamente inaffidabile. L'esaurimento di risorse. Io non ho risorse infinite, prima o poi finiscono. Come le gestisco condiziona molto il successo dei miei prodotti. Fallimenti sulle dipendenze. Io dipendo comunque da qualcuno nel mondo che stiamo via via scoprendo, sempre più cloud oriented. Il fatto di essere interdipendenti a qualcun altro è un qualcosa che va subito concepito e va subito affrontato. E quindi dipendenze che includono infrastrutture, archivi, servizi e quant'altro.
Cosa implica la resilienza? Bisogna un attimo cambiare il punto di vista, togliersi dalla testa di avere un sistema perfetto e assolutamente resiliente. L'obiettivo è quello di resistere agli urti. Non c'è dubbio, si romperà prima o poi. Quindi non se si romperà, ma quando si romperà. Anche qui una frase che vi riporto di un altro degli autori più prolifici in relazione alla gestione degli errori e resilienza. Per cui lo stato normale di un sistema, soprattutto a regime, non è mai di perfetto funzionamento, ma di parziale fallimento. Non è una qualità perfetta, e quindi riporto quello che è un documento passato un po' di nascosto, non tanto studiato, è un documento universitario, che propone un corollario del CAP Theorem. Quindi, invece di parlare di consistenza, affidabilità e partizionamento, si parla dell'altro lato dell'affidabilità, che è la resilienza. E quindi non si può avere in un sistema contemporaneamente consistenza, resilienza e partizionamento. Implica complessità, non la riduce. Ci vuole uno studio e soprattutto ci vuole collaborazione col business. Perché la value proposition del business condiziona quelli che sono gli elementi che andrete a difendere. Gli shock absorber serviranno di più per quei servizi, per quelle attività. Elementi di base per la resilienza sembrano abbastanza scontati, li rivediamo solo un attimo: l'isolamento, il basso accoppiamento, la modalità di comunicazione, come comunicano le parti, e mitigare i fallimenti, che è l'obiettivo dei pattern che andremo a vedere. Ma perché questi elementi così scontati diventano importanti? Un recentissimo intervento che ho riportato qui, anche se in fondo alla pagina, vi dà un po' l'idea di perché è importante concepire la resilienza da un altro punto di vista, forse in maniera controintuitiva. L'esempio è veramente carino, perché vengono presi tre servizi con una disponibilità abbastanza elevata, un'affidabilità abbastanza elevata, ma che quando sono sotto forma di sistema ottengono un valore nettamente più basso. Per assurdo, se io vado a eliminare uno di questi servizi nel momento in cui è malato, nel momento in cui sta soffrendo, ecco che il calcolo che ottengo è totalmente diverso. Ed è sorprendente, è assolutamente una cosa controintuitiva, ma è l'intuizione e l'idea di base che poi ha portato a capire che bisognava affrontare la resilienza dei sistemi distribuiti con una mentalità differente e con degli strumenti differenti. Ecco che uno degli autori più prolifici al riguardo è riuscito a fare una topologia mappamentale dei pattern di resilienza. Logicamente, ve la lascio, non ve la spiego, la prima reazione quando si vede una cosa del genere è questa, perché effettivamente non è proprio semplice da leggere, e ognuno di quegli elementi racchiude algoritmi, logiche, motivazioni, trade-off. È un universo, una cosa incredibile. Vediamo allora degli elementi di base, i pattern di resilienza. Vi faccio vedere quelli che sono gli elementi cardine, dando il via, spero, a una vostra ricerca personale, perché non è il pattern che racchiude il valore, ma l'acquisire il perché si arriva a quel pattern, cosa vado a utilizzare e cosa voglio difendere. Il primo riguarda l'isolamento. Ridondanza dei sistemi, tutti facciamo ridondanza. La ridondanza però, quando parlo di resilienza, se non prevede l'ingrediente dell'isolamento, è un danno. Perché, come abbiamo visto nella slide precedente, se io comincio a moltiplicare le affidabilità dei sottosistemi, potrei raggiungere un livello complessivo molto più basso di quello che mi sono preposto. Quindi sì, ridondanza è una delle tecniche da utilizzare, ma attenzione a che ci sia l'isolamento dei sistemi. Isolamento che posso raggiungere a grano più fine categorizzando le risorse e offrendo
dei pool operativi per quelle risorse. Esempio classicissimo, e anche un po' hot vista le situazioni di oggi, gli endpoint delle API devono avere un isolamento per pool di worker. Questo mi permette di avere la classica situazione per cui se un endpoint fallisce, gli altri non subiscono rallentamenti. È un gioco però sempre di trade-off, perché non ho risorse infinite. Probabilmente alcuni verranno accorpati, altri saranno indipendenti, ma mi converrà difendere gli endpoint fondamentali che rappresentano le value proposition del mio business. Le code. Code e teoria delle code, citatissime, c'è una bibliografia infinita. Di fatto racchiudo quelli che sono gli elementi che troverete anche a livello pratico nei principali framework con cui eventualmente operare. Io sto dando per scontato una visione assolutamente poliglotta. Quello di cui parlo non è legato al linguaggio. Potete trovarlo in Node, lo potete trovare in PHP, in .NET, in Java, in quello che volete. Per cui possiamo utilizzare le code per posticipare del lavoro, quindi giocare sulle priorità. Le priorità non sono solo per il cliente Gold, Silver e Bronze, ma anche a livello di sottosistemi. Posso livellare le risorse, perché mi conviene risparmiare le risorse. Back pressure e throttling, politiche di troppo pieno sulla crescita delle code. Non posso avere delle code infinite. Tra l'altro code infinite o troppo grosse significano ulteriori danni. Non mi aiutano a calmierare un problema. Logicamente c'è una contropartita che è quella di avere delle asincronie sparse nel sistema che complicano la gestione. Così come misurare, così come avere la dimensione di queste code o altre volte chiamate buffer, è un problema. Va visto un modello di base, ma poi bisogna partire con misurazioni reali e cercare di avere un feedback dal proprio sistema e adeguarsi e avere quella che è la misura più opportuna. Il time out. Chi non usa i time out? Momento di panico. Sembra una cosa strana, ma è più diffuso di quello che si pensi il non utilizzare i time out. In realtà i time out sono supportati più o meno in qualsiasi attività. Noi lo riutilizziamo nell'ottica di avere una durata deterministica di un'attività. Però c'è un problema. Quando scatta un time out, generalmente c'è un errore. E come gestisco questo errore? Questa è la domanda che mi devo porre. La devo propagare, cavolo, ma io non voglio propagare gli errori. Come faccio? Un altro trade-off. Riprovare. Alcuni fallimenti sono temporanei o recuperabili. Bene, io prendo, telefono al mio collega, occupato. Cosa faccio? Se riprovo dopo 5 secondi, non è che abbia molto senso, non c'è. Riproverò tra 5, niente da fare. Riprovo tra 10. Ecco, questa idea di ritentativo è esattamente quello che normalmente ci serve per un'attività che può temporaneamente essere fallita o che ha una notevole importanza per noi e va assolutamente ritentata e recuperata. Forse ce la facciamo, ma con un degrado, un back-off. Interessantissimo il documento di Amazon che vi ho riportato qui, perché addirittura in Amazon, per avere uno shape del traffico più omogeneo, sono ricorsi a degli esperimenti sull'introduzione randomica di ritardi o di ritentativi su azioni critiche. Il caos alcune volte aiuta a rimodellare il traffico e a permettere di riequilibrare gli scompensi. A cosa bisogna stare attenti? Ritentare presuppone idempotenza, che vedremo essere un ingrediente via via che andiamo sul cloud, quanto mai importante. Fallback. Avere il piano B, letteralmente. Perché? Perché preferisco non esporre il mio business a un errore. L'utente diventa scontento, psicologicamente divento inaffidabile. L'affidabilità è un risultato tecnico da raggiungere per il tecnico, ma per il cliente è una percezione. Quindi io non devo far percepire la mia inaffidabilità. Cerco di dimostrare di essere comunque presente. Netflix, quando le suggestion non funzionano,
cosa fa? Prende e dà le top 10, che sono degli elementi precacheati. Quindi l'utente non si accorgerà mai del fatto che le suggestion sono fittizie, ma tanto lui non vede alcun problema. Certo, non gli interesserà vedere l'ultimo film su Dexter, ma gli interessa vedere l'ultima serie fantasy o di science fiction che è più aderente alla sua personalità, ma non vede il disservizio. E questa è una cosa importante. Addirittura un'azienda indiana di consegne ha un fallback per gli autisti che permette sulle mappe di Google di approssimare in maniera differente il percorso allorché non ci sia più rete. Quindi fin quando c'è rete abbiamo il normale percorso Google, ma di colpo se manca la rete non si percepisce la differenza, ma c'è un'approssimazione, tanto più o meno i sensi unici, le strade condurranno alla consegna. Importantissimo recepire le condizioni di business a contorno. Perché? E perché io non posso mettere una pagina statica che dice che fa girare i cagnolini o i gattini tanto. E no, se io devo trovare un fallback, se devo usare un valore derivato, è bene che porti un valore aggiunto. Addirittura potrebbe essere che quella pagina di fallback non è altro che il rinvio a un servizio ad alta affidabilità di suggestion, per cui faccio una pubblicità mirata. Ed ecco che il mio disservizio diventa un possibile ingresso per un prospect. Non ho risorse infinite, mi devo dare una calmata. Allora taglio un po' qui, un po' là. I limiter sono un concetto, anche questo, abbastanza consolidato. I più classici sono quelli sul traffico in ingresso, i rate limiter sulle request, ma ci sta un cartello di super aziende, compresa Google, che stanno affrontando nell'ottica dei nuovi sistemi in cloud uno studio sui limiter di concorrenza. Netflix in particolare ha rilasciato Open, un lavoro notevole sui sistemi di concorrenza, mi dispiace ma è Java, ma i concetti sottostanti sono assolutamente validi ovunque e, giusto per la cronaca, una versione Node.js è presente Open ed è veramente bella perché lavora sugli stream. Il non plus ultra, al di fuori dei meccanismi di back pressure e throttling, quindi continua a limitare, a creare dei tamponamenti che spesso sono dei ritardi ad hoc per calmierare, diciamo, le mie mancanze. L'obiettivo più difficile da raggiungere è sicuramente avere un sistema di sizing delle risorse dinamico e adattivo. È veramente difficile, ma è il vero obiettivo. Se io so che quell'endpoint di servizio richiede, ad esempio, 2 istanze database ed è cruciale per il mio business, non solo andrò per ridondanza, ma in caso di difficoltà sarebbe bello se tolgo connessioni a un servizio minore e le fornisco invece al mio endpoint a valore aggiunto. Non è facilissimo da realizzare, infrastrutturalmente se masticate qualcosa di DevOps si può intuire dove stiamo andando a parare, ma non è comunque semplice da realizzare. Quindi ve li lascio. Conosciutissimo, chi non conosce il Circuit Breaker? No. Circuit Breaker, allora, ci avete tutti il salvavita a casa? Beh, avete il Circuit Breaker, fatto. Anche noi abbiamo un circuit breaker nostro, eh? Quando svegliamo è perché c'è un sovraccarico. Stacco dei sensori, pluff, a terra, reset e via. Non siamo però firmati Microsoft, per fortuna. Il circuit breaker serve a interrompere situazioni patologiche. No, non continua a far andare in errore, è inutile. Lo so che sono andato in errore, basta, non funziona. Stacca, è meglio dire subito non è disponibile questo servizio che intasare un intero nodo con quintalati di log e di errori sparsi qua e là che non fanno altro che aumentare il degrado della macchina. Questo è il concetto di fondo. Realizzarlo è un altro discorso, perché perlomeno dovete fare attenzione alla condizione
di apertura del circuito, cioè perché stacco, quando stacco. E non è detto che sia semplicissimo da stabilire, perché ci sono le interazioni con gli altri sistemi. E poi l'altra condizione importante è quando richiudo il circuito, quando ripristino il funzionamento. La cosa interessante del modello del circuit breaker, che potreste anche vedere come modellare come una vostra piccola macchina a stati, è quella di avere l'half open, una via di mezzo. Per la maggior parte delle richieste o delle informazioni il servizio non funziona, ma ogni tanto ci riprovo. Forse, se va bene, posso dire che la situazione patologica si è risolta da sola. Cioè, fisiologico è il termine che normalmente circola nella mia realtà, ma il concetto è che in maniera spuria ritento, forse le cose si sono risolte da sole perché era un sovraccarico temporaneo, sono salvo, riapro, richiudo il circuito e quindi tiro su il mio salvavita, via la corrente, siamo di nuovo con la luce. Disaccoppiare con gli eventi. Anche qui un topic estremamente caldo, ormai i sistemi streaming sono consolidati, tralasciando l'adozione, oramai abbiamo sotto mano delle tecnologie estremamente interessanti. Andando a vedere come sono fatti i sistemi che possono essere RabbitMQ, Kafka o i NoSQL di nuova generazione, si scoprono delle cose veramente incredibili. In generale sono modellate sull'idea di lavorare a eventi, che fanno il paio con tutta una serie di altri design che trovate tranquillamente in giro e che sono a loro volta delle hot topic in tutti i siti o nelle discussioni su microservizi e sistemi distribuiti odierni. E quindi event sourcing, il message passing, fino ad arrivare a allontanarci un attimo dal mondo delle transazioni to-face commit, quindi transazioni distribuite o locali classiche, per arrivare al concetto di elementi compensativi. Se non avete ancora letto nulla sulle saga, ve lo consiglio caldamente, perché effettivamente permettono di ragionare in maniera totalmente diversa, se non sulle transazioni propriamente critiche, almeno su quelle collaterali, e avere quindi una agilità o una leggerezza nelle transazioni senza dover ricorrere al to-face commit. Nell'ambito dei microservices addirittura viene visto come un must. Richardson, uno degli autori più prolifici nel mondo dei microservizi, nonché fondatore di EventWaid, una delle società con infrastrutture e microservizi più interessante perché basato su sistemi a eventi e streaming, con una frase liquida il to-face commit, dicendo il to-face commit non è più un'opzione. Un po' forte. Sappiate, io sono meno radicale, nel trade-off c'è un valore aggiunto. Arriviamo a un altro argomento che di per sé è un universo. Vi ho scritto una serie di cose, ma il concetto che veramente mi preme che rimanga è questo. Fino adesso abbiamo affrontato la resilienza con dei pattern che si possono ragionare a priori, che prevedono un modello di base, poi un feedback, riaggiusto il tiro, applico e vado avanti. Ma sto ragionando a priori. Poi, in teoria, dovrei avere delle lesson learned. Da queste rimodello il mio sistema e vado avanti e lo rendo sempre più resistente, resiliente. Bene, i fautori, tra cui Netflix, del Chaos Engineering, hanno fatto una considerazione molto più banale. È inutile cercare di avere integrazione, sviluppo, collaudo, tutti i vari ambienti per testare. Noi siamo troppo grossi, è una fatica immane. Sapete che c'è? È meglio lavorare direttamente in produzione. Avere la capacità di parzializzare la produzione in modo da rompere esplicitamente e volutamente la produzione in alcuni punti. Perché questo? Perché in questa maniera io sono sicuro di vedere cosa accadrebbe nella realtà in caso di guasto. E non solo. Siccome è il sistema reale, io prendo e imparo in tempo reale come si comporta il mio sistema. E quando lo riparo, ecco che ottengo
un valore aggiunto immediato per il sistema, perché lo applico per tutte quelle situazioni. Quindi la filosofia sottesa al chaos engineering non è semplicemente quella di dire vai e rompi in produzione, no, non è questo, è cercare di imparare da degli errori imprevisti e farlo il più velocemente possibile, il più presto possibile, anticipare. Ed ecco che si arriva a dire che devo imparare da ogni fallimento, ma mi devo mettere nella condizione di inventare sempre nuovi fallimenti. Ecco che sono nate una nuova famiglia di tool che permettono di giocare con i propri sistemi e metterli in crisi. Certo, parzializzandoli, isolando delle porzioni, affetto la mia torta, ma è un sistema di produzione. Vi riporto una frase di Russ Miles, che è uno degli araldi del chaos engineering moderno, giusto per, se andate su YouTube lo troverete esibirsi con la sua Les Paul in I Will to Hell in versione microservizi, che è bravo, veramente bravo. E vi ricorda una cosa: non chiamatelo chaos engineering quando andate a parlare con i vostri responsabili, ma trovate un'altra forma. Lui lo definisce come Continuous Limited Scope Disaster Recovery, che praticamente confonde, spiazza il manager, sembra una cosa figa, dice di sì e via. Chaos engineering. Ok? Tutto quello di cui abbiamo discusso può essere rivisto ad altissimo livello come obiettivi. Birgin propone quelli che sono degli obiettivi in un documento di Red Hat, quelli che sono gli obiettivi di delle nuove architetture. Si parte con sistemi fragili, noi abbiamo parlato di resilienza, il non plus ultra sarebbe essere antifragile. Cosa vuol dire antifragile? Antifragile vuol dire riuscire a prendere i fallimenti e invece di semplicemente assorbirli, renderli un vantaggio. Ma noi ne abbiamo appena parlato di questo. È l'obiettivo del chaos engineering. Quindi l'antifragilità si sposa sul discorso di dire io parto da essere resiliente per diventare riparabile. Quello che noi abbiamo visto non è solo applicativo, ed ecco che appare l'altra metà del cielo così tanto viva in questo momento. È un ribollire di idee, di rilasci, di aziende. Il mondo, il neonato DevOps, io li chiamo i New Operational perché fa più pop anni 80, più consono la mia età, DevOps non mi piace, però di fatto ci portano un enorme valore aggiunto perché ho i container. Container vuol dire isolamento, isolamento leggero, isolamento immediato. Orchestrare i container, giocare sul ciclo di vita degli artefatti, artefatti alcune volte fastidiosi come i certificati, avere la distribuzione delle configurazioni e quant'altro. Quindi ho una nuova complessità, certo, però ho anche dei vantaggi. Trade-off, cosa importante? Cito un'altra persona, un altro Red Hat di grosso calibro, Christian Posta, che vi ricorda che è vero che c'è molto di infrastrutturale, potete spostare molta responsabilità e molta resilienza sull'ambito infrastrutturale, ma attenzione, questo non vuol dire che non dovete fare il vostro lavoro negli sviluppi. Il codice va scritto in maniera decente, bisogna stare attenti alle integrazioni, bisogna comunque fare analisi e quant'altro abbiamo visto nelle precedenti slide. Sempre Birgin si spinge in un articolo oltre a prevedere il futuro, e io vi ci metto un altro ingrediente, cioè l'intelligenza artificiale. Perché se io riesco ad avere un ecosistema di servizi, che siano idempotenti nello startup e nello shutdown, che siano idempotenti nello scaling, che siano idempotenti nel consumo e nella produzione di eventi, probabilmente posso usare delle logiche adattive e quindi anche l'intelligenza artificiale, che si spinge un pochino più su delle logiche meramente delle rules, e avere quindi un sistema che si ripara. Questo è il sogno nascosto un po' di tutti. Mentre stiamo lavorando, ci troviamo a fare i nostri bei pattern di resilienza, ma ecco che di colpo tiro giù uno schema del mio sistema e mi rendo conto di aver fatto un albero di Natale enorme.
come faccio a risistemare? Beh, a me è sembrato interessante giocare un attimo con un altro tipo di pattern, di performance anti-pattern dei sistemi distribuiti, che per quello che indicano, per quello che vogliono farci notare, danno anche una serie di hints per i pattern di resilienza o per la resilienza dei nostri sistemi. Tralascio il discorso dell'altro accoppiamento e delle dipendenze che do un po' per scontato. Pongo l'attenzione al fatto che ci possono essere, bisogna stare attenti ai loop, metto l'esempio più classico, quando si ha a che fare con i sistemi distribuiti, perché se sparo a raggiera su servizi codipendenti creo un problema, così come se ripeto 10.000 chiamate di uno stesso servizio, forse non è l'approccio giusto, forse è meglio fare un bundle, avere un'azione massiva che non 2.000 chiamate, visto che sono su una rete. I messaggi vengono scambiati tra tanti servizi. Perché continuo a scambiare messaggi da un mega, da un servizio all'altro? Quel servizio, forse in ingresso aveva bisogno di un mega di informazione, ma i suoi fratelli hanno bisogno di piccoli particolari. Quindi studiare bene la comunicazione tra i servizi e qual è il messaggio che ha un vero valore per quel servizio è una cosa importante. Ma e questo fa il paio con quello che dicevamo un po' sulle code, un po' sugli eventi. La granularità. Posso aver ottenuto l'effetto contrario a quello che mi aspettavo. Io spezzo e ho ottenuto una purea. È un sistema assolutamente frastagliato. Alcune volte non serve spezzare, serve invece fare il contrario, riaccorpare. Questo però apre un altro discorso. Qual è la responsabilità vera? Quella di essere lì attenti a riuscire a spezzettare o a riaccorpare in base a quella che è la realtà. Questo è quello che si cerca di fare con un design un po' più attento sui microservizi, per esempio. Quello io lo chiamo il giro in giro, cioè A che chiama B, che chiama C, che chiama D, che chiama F. Appena scopro una cosa del genere, no. E questo semmai ce l'avete anche nel codice monolitico. Mi è capitato di recente di avere una roba del tipo un loop all'interno un loop, tutto per esaminare liste che derivano. Quindi l'oggetto di base era un composto di, che era un composto di. No. Un tempo, quando si parlava di object orientation, si diceva, va bene, datti un limite sulla profondità del modello. Robe primitive. Datevi una profondità di modello, non esagerate. Cercate di capire. Generalmente una buona alberatura di chiamate è sintomo di una buona comunicazione. Una buona alberatura, non un grafo di chiamate. Ok? Quindi le situazioni cambiano sempre, la realtà è in continuo mutamento, non sprecate soldi, siate resilienti e riparabili. Grazie a tutti. Tre domande a disposizione. Sì. Ci racconti come applichi queste cose nella tua realtà lavorativa? Allora, di nascosto... È difficile perché bisogna intervenire su dei punti a volte delicati, alcune volte di altri gruppi. Quindi generalmente la prima cosa che accade è la discussione. Ed è giusto che sia così, perché l'altro gruppo conosce quello che è il valore aggiunto di quel servizio. Noi l'abbiamo fatto così perché c'era quell'esigenza. La visione di una persona esterna potrebbe inficiare quel lavoro nonostante la buona intenzione, e quindi questo quando si interviene dall'esterno. All'interno, io cerco di fare un po' il piccolo evangelista, cercando perlomeno di insinuare il ragionevole dubbio, questo sì, senza contare che faccio spamming, giro documenti e quelli non fanno male, tanto che a buona volontà si incuriosisce comunque e si va avanti. La cosa sicuramente interessante è che tirando la rete
non è come in passato dove non prendevi pesci. Effettivamente persone curiose ce ne sono, soprattutto nelle nuove generazioni, e quando l'ambiente è poliglotto viene la curiosità di capire cosa è accaduto in un ambito e cosa in un altro. Ritiro su un attimo velocemente l'esempio di Node.js e Java. Java ha multithreading e molti di quei design pattern hanno dei corrispettivi, ma perché il multithreading è una rogna. In Node.js non c'è il multithreading, ma gli stream sono una brutta bestia per Node.js. E infatti i pattern di resilienza, i principali framework veramente belli tecnicamente, anche come sono fatti su Node.js, riguardano la gestione degli stream. Quindi si riesce a insinuare perlomeno il ragionevole dubbio. La mia politica è sempre la pulce nell'orecchio. Grazie. Altra domanda, ragazzi? Non la faccio io. Vai. Allora, la mia domanda riprende un po' quella di prima. Se tu tra questi pattern che hai elencato, tralasciando quelli hardcore DevOps, chiamiamoli così, come chaos engineering, quale di questi tendi a utilizzare sulla maggioranza dei progetti? Cioè, se per te esiste una pseudo... La prima cosa che controllo, i temati. Okay. Perché sono quelli che generalmente vengono tralasciati. Perché tanto sono socket? Perché tanto è HTTP? Perché tanto? Vengono date per scontate molte cose perché, specie in ambito Java, i framework nascondono tutto. Non c'è proprio la sensibilità più di, diciamo, di consiglio. Da vecchia scuola, concedetemi, di considerare che sotto HTTP c'ha le socket, e le socket hanno i loro timeout, hanno le loro. Quindi timeout in primis. Isolamento, quindi capire se ci sono dei... lo sharing eccessivo di risorse e cercare di isolarle, e poi una qualche forma, a seconda delle situazioni, o di circuit breaker o di limiter. Alcune volte basta la mossa più semplice, però farei questa graduatoria. Okay. Legato alla sua, tutti immagino che non li puoi applicare, tutti partono anche se vorresti. Come fai a scegliere in questo contesto applico quello? Prima dicevi vado a parlare con i team che hanno implementato, c'è anche altro che fai per arrivare a scegliere? Ci sono due aspetti. Assolutamente la prima cosa è capire perché hai quel servizio. Presuppongo servizi giusto per dare un'idea, perché può essere l'endpoint, può essere il servizio interno, ma perché è stato fatto? Alcune volte la risposta può essere che è stato fatto per un buco di analisi. Allora a quel punto devi agire in una maniera un po' più forzata. Alcune volte potresti scoprire che non devi assolutamente rendere resiliente la cosa, la devi proprio eliminare. E quindi si ricade un po' nel refactoring. Questo è un aspetto importante. L'altro aspetto, non li puoi usare tutti insieme, nel senso, sì, hai assolutamente ragione dal punto di vista concettuale, perché non devi fare il putpourri di tutto quello che c'hai e via, pum pum pum, cominci a decorare la roba a destra e a sinistra. Ma è anche vero, lo potete vedere in ambito Java sul microprofile, in ambito PHP con Istrix, PHP e altre strutture, poi metterò dei link. In .NET c'è un progetto che si chiama Polly. Generalmente quando si concepiscono questi elementi, le infrastrutture a riguardo giocano di decorazione, per cui riesci ad avere più di un pattern su una determinata risorsa. La scelta, tu necessariamente arrivi a spendere del tempo per decidere. Quindi lo fai perché, punto uno, c'è un valore aggiunto. Punto due, devi rendere efficace il servizio. E quindi hai un modello di partenza e poi raffini. Ma al solito la semplicità è l'ultima grande complessità, quindi devi partire semplice. Che vuol dire comunque accettare di non risolvere tutti i fallimenti. Vai. Io invece ho una domanda parecchio specifica. Prendiamo in considerazione il circuit breaker. Sì. Ad esempio, se voglio mettere il salvavita tra il software e una chiamata, un servizio esterno, una chiamata HTTP, per non far propagare l'errore, mi immagino che questo salvavita dovrà
restituirmi una specie di mock object, qualcosa che si comporti come se il servizio funzionasse, o sbaglio? No, nel caso del circuit breaker l'obiettivo non è darti il fallback, è letteralmente mandarti in errore. Ah, ok. Perché? Perché la situazione che c'è dietro è patologica. Quindi io sono un chiamante, ho il circuit breaker, normalmente il circuito è chiuso, passa. Dietro ho un sistema, in questo caso terzo. Non è affidabile, quindi spesso va in errore. Cosa faccio? Vediamolo su, faccio un esempio relativamente realistico, romanzo una situazione. Io ho un bel sistema che serve a calcolare quanti utenti sono in coda, però non è mio. Nel mio negozio ci sono N utenti in coda, però questo servizio è fatto da una terza parte. Però scopro che questo servizio è inaffidabile. Che cosa succede? Io ho bisogno di quell'informazione, ma se questa informazione è totalmente inaffidabile, è meglio non averla. Questo è il concetto di base. Cosa succede però? Ecco la composizione dei pattern. Bene, io devo togliere una situazione patologica e quindi ripristino la mia availability, ricordate le slide iniziali, no? La moltiplicazione. Ripristino la mia availability, sono salito di qualche gradino, metto un fallback. Ecco che posso avere un mock, posso avere l'elemento cacheato, il default o l'elemento derivato. Ma in questo caso i pattern sono due, quindi. Sì, composizione, per generalmente per decorazione. Sì, grazie. Bene, grazie.